Grazie Presidente. Più volte la consigliera che mi ha preceduta ha ricordato ciò che abbiamo enucleato nelle sedute della Commissione Pari Opportunità relativamente a una migliore razionalizzazione della mobilità pubblica in riferimento agli incarichi, al peso, alle attività di curatela che soprattutto le donne svolgono nei confronti dei loro familiari, siano essi minori, figli o persone anziane, che anche ben volentieri, insomma, di cui ci prendiamo carico. Il punto è che questa osservazione è stato fatto rilevare che può essere presa in considerazione soltanto qualora sia attuato il bilancio di genere, cosa di cui le amministrazioni precedenti hanno parlato a lungo, approfonditamente, impegnando risorse e impegno, ma che non hanno mai attuato. Soltanto nel momento in cui il bilancio di genere verrà attuato e quindi si vedrà dall'analisi dei dati, quello che sarà necessario fare potrà essere attuato. Se noi aspettiamo quel giorno in cui potremmo, come dire, raggiungere la perfezione delle azioni, saremo tutti contenti, ma nel frattempo la città deve continuare ad andare avanti. Forse qui c'è qualcuno che crede che si possa continuare a scrivere epigrafi su marmo e su questo continuare per l'eternità. Noi pensiamo che si possa andare avanti passo dopo passo, giorno dopo giorno, correggendo quello che va corretto, perché la città deve continuare ad andare avanti. Grazie.